Un'attempata signora con gli occhi e la mente vivacissimi. La incontriamo a Venafro, luogo per lei tutt'altro che casuale, e nell'intervista ci dirà perché. L'occasione è la presentazione dell'incontro. Lei, Fiora Luzzatto, è l'autrice del romanzo che nel raccontare la storia di un amore apparentemente improbabile, racconta dell'incontro, altrettanto, forse anche meno scontato, tra due mondi lontanissimi, quello della borghesia intellettuale del Nord Italia, Fiora e Ligure, e quello contadino legato ai ritmi e in simbiosi con la terra e la natura. Il suo Domenico, di Venafro, viene da quel mondo. Io partirei dalla giornata in cui, arrivando io in 500 per il mio nuovo lavoro in Molise, e mi trovo a percorrere la galleria e poi sbuco a Venafro. E questa mi è sembrata bellissima, questa località. E devo anche dire che quando mia madre a Genova, che era un architetto, aveva studiato arte, ha saputo che avevo scelto un lavoro a Isernia, mi ha testualmente detto: guarda che vicino a Isernia, poco prima, c'è una città bellissima che si chiama Venafro. Quindi io già sono arrivata con questo interesse, non solo per Isernia dove lavoravo, diciamo, ma anche con Venafro. Ci siamo incontrati sul luogo di lavoro e sul luogo di lavoro poi si è approfondita la conoscenza. E perciò sono stati veramente da confrontare due infanzie talmente diverse e quattro nonni talmente diversi, però ci siamo voluti molto bene. E a Domenico ho raccontato, poi nel libro ho raccontato anche cosa viveva ai tempi dopo il 38 delle leggi razziali, come viveva una famiglia come la nostra. Mio padre era medico e mia mamma aveva studiato architettura e ci siamo trovati questa spada di Damocle. È un incontro secondo me, per la caratteristica soprattutto dell'autrice, perché l'autrice ha vissuto in una maniera quasi a 360 gradi prima di venire nel Molise, per cui quando arriva qui alla preparazione proprio per affrontare un mondo che è completamente diverso da quello nel quale lei ha vissuto, quindi non lo prende come un impatto, ma lo prende come un incontro visto con più sfaccettature: l'incontro tra il nord e il sud, l'incontro tra il mondo intellettuale borghese nel quale lei ha vissuto e l'incontro contadino nel quale lei poi trova quello che diventerà suo marito, l'incontro fra la grande storia del Novecento e le piccole storie che sono inserite poi in questo libro. E io aggiungo anche un'altra cosa: dopo che ho letto il libro, direi che c'è l'incontro fra l'autrice, chi scrive e chi legge, perché ha la capacità in pratica di partecipare la sua vita e i suoi eventi a chi sta leggendo. Quindi io, che non la conoscevo, l'ho conosciuta stasera, l'ho incontrata nel libro. Come dire, a proposito di incontri, la storia, tutta da leggere, vi rapirà. E se diventasse un film?